ragazzi di entrare in classe col telefono cellulare in tasca. Fosse assolutamente proibito. Cioè, come consegnato all'ingresso e recuperato all'uscita, perché poi noi siamo andati a scuola, io sono del 73, senza il cellulare, anche se non dicevi a tua mamma 6 volte al giorno che stavi bene, la mamma si accorgeva che stavi bene quando arrivavi a casa. Quindi se ci sono motivazioni didattiche, per carità di Dio, il tablet, l'insegnante, l'educatore, un altro paio di maniche, per quello che ne riguarda scuole elementari, medie e superiori, fino alla maggiore età non si potrebbe dover entrare in classe con il cellulare in tasca. Punto. Io francamente poi non trovo questo utilizzo di, mentre il tablet è un'altra cosa che abbiamo sempre detto, ma il cellulare, un uso didattico del cellulare, lo trovo abbastanza curioso. La mia circolare del dicembre del 22 ribadiva il divieto di un uso non a fini didattici del cellulare nelle classi, le indicazioni sulla educazione alla cittadinanza consiglieranno caldamente alle scuole, rispettoso della loro autonomia, a partire dalla scuola d'infanzia per arrivare alla scuola media, di non consentire alcun utilizzo del cellulare anche a scopi didattici, perché dobbiamo riscoprire, lo diceva bene Matteo Salvini, ma lo stanno riscoprendo tanti paesi europei, dobbiamo riscoprire anche la capacità di scrivere carta e penna, di leggere, e poi ovviamente il tablet quando è necessario come ausilio alla didattica. Ma francamente che un docente consenta un uso didattico del cellulare ad un bambino di 6 o 7 anni lo trovo assolutamente inopportuno. Non dimentichiamoci che tutti gli studi internazionali, fra cui anche UNESCO, hanno dimostrato i gravi danni che l'uso e l'abuso del cellulare, soprattutto nei ragazzini più piccoli, possono comportare.